E dunque, affinché almeno in parte si possa porre rimedio da parte mia all'errore commesso dalla fortuna, che proprio dove era minore forza, così come vediamo nelle delicate donne, fu più avara nel fornire sostegni per soccorso e rifugio delle donne che amano, dal momento che alle altre bastano e avanzano l'ago, il fuso e l'arcolaio, cioè i lavori prettamente femminili, intendo, per costoro, raccontare 100 novelle, o favole, o parabole, o storie, come vogliamo chiamarle, raccontate in 10 giorni da una onorata brigata di 7 donne e di 3 giovani, costituitasi nel tempo della passata pestilenza e della mortalità che ne derivò. E intendo raccontare alcune canzonette cantate dalle donne di cui ho detto per loro divertimento. In queste novelle si vedranno narrati piacevoli e aspri casi d'amore e altri avvenimenti prodotti dalla fortuna, avvenuti sia in tempi moderni sia antichi. E le donne che le leggeranno potranno prendere al tempo stesso diletto per le piacevoli cose che vi sono mostrate e utile consiglio, in quanto potranno conoscere quello che è da evitare e allo stesso tempo quello che è da seguire. E tutto ciò non credo possa avvenire senza che passino i loro affanni. Se questo avverrà, e voglia Dio che sia così, le donne ne rendano grazie ad amore, il quale, liberandomi dai suoi legami, mi ha concesso di poter attendere ai loro piaceri.